Ci siamo, ci siamo. Un caloroso benvenuto ai telespettatori di La Pasta del Capitano Sport. Sta per andare in onda una sintesi dell'incontro amichevole tra il Colonna e Consalvo, che per i giovanissimi allenati da Daniel Fedeli rappresenta un importante test d'ingresso per la prossima stagione. Ecco qui che le squadre stanno per entrare in campo. Una squadra rinnovata, quella a disposizione di mister Daniel Fedeli, che unisce i 2002 con il 2003. Ecco qui che i ragazzi del Colonna si uniscono per darsi la carica uno dell'altro. E le squadre adesso si stanno per fronteggiare. Palla al centro, inizia il Colonna. Cercando subito un affondo. Vai, vai! Ecco, vediamo subito un primo affondo del Colonna che incontra un po' di difficoltà, sinceramente, in questo primo tempo, perché la supremazia generalmente ce l'ha in mano il Consalvo, che quasi sempre è nella... Ecco qui vediamo un calcio di punizione nella metà campo del Colonna. Vediamo il calcio di punizione. Pericolosamente la palla nell'area di rigore del Colonna, che però poi alla fine ancora l'azione continua. Vediamo ancora il Consalvo che sbaglia però al limite dell'area. Il Colonna però sbaglia a sua volta il disimpegno. Ancora in Consalvo, fase confusa, e questo è il primo tempo con la supremazia del Consalvo, il Colonna che si difende, ma azioni del Consalvo a parte il gol che dopo vedremo non ce ne sono state. Ecco qui sempre, qui c'è Gabriele Grillo che cerca di allungare un pochino per far respirare la squadra, la dà a Paolo che però si fa anticipare. Qui c'è il calcio d'angolo. Questo è uno schema provato, però qui Paolo la combina grossa e poi commette fallo. Vediamo ancora un'azione del Colonna, ma perde palla in fase di disimpegno, se ne va l'attaccante ed è il gol del Consalvo. Questa è l'unica azione, credo, del primo tempo dove si è visto un tiro in porta e è andato a rete. Ecco ancora, vediamo il Colonna che sta cercando di uscire dall'area di rigore. C'è un tiro molto debole, facile preda del portiere del Colonna. Chiaramente abbiamo detto prima, questo per il Colonna rappresenta un test d'ingresso con una squadra che l'anno scorso si è comportata molto bene nel relativo campionato di giovanissimi. Questa è una squadra di Roma. Ecco, vediamo che questa volta il Colonna si distende in avanti, stanno partecipando un po' tutti all'azione. Vediamo un po' cos'è, però manca la finalizzazione. Ecco che ancora ci provano i ragazzi, ma non... l'azione poi alla fine sfuma. Adesso vediamo una buona azione di Grillo, però perde palla, riparte il Consalvo. Stai attaccato. Bravo. E qui chiude molto bene Simone Mari, che però a sua volta, guardate, va a sbagliare il disimpegno. Ancora la palla lì che staziona dopo due errori della difesa in fase di disimpegno, e c'è un calcio d'angolo per il Consalvo. Un colpo di testa sul calcio d'angolo, l'attaccante del Consalvo era libero di colpire,
come nell'azione del gol. Guarda Paolo, guarda Paolo. Qua si distende ancora una volta il Colonna. Rallenta l'azione Paolo. Comunque poi c'è un calcio d'angolo, una rimessa dal fondo. Vediamo un po' cosa succede. Una delle poche sortite del primo tempo questa. Comunque eccolo qui, prende palla Paolo, se ne va molto bene, molto bene. Però poi non so come si fa a anticipare e l'azione sfuma. C'è un altro calcio d'angolo. Sempre Paolo. Qui sbaglia l'appoggio. Però riprende palla Paolo. E niente, sfuma ancora l'azione, la riprende però il Colonna. Ancora Paolo, una finta, un'altra finta, un'altra finta, non trova l'appoggio giusto, non riesce, comunque continua caparbiamente, prova il tiro, viene respinto. Ancora una volta, perlomeno il Colonna in questa fase ci sta provando e sta mettendo un po' le corde il Consalvo. Quindi siamo usciti fuori dalla nostra metà campo e stiamo giocando in avanti. Questo è positivo. Finisce qui il primo tempo. Con un primo tempo che comunque sia alla fine ha visto reagire il Colonna. Ecco che adesso porte invertite. È entrato Gabriele del Signore. Per il Colonna tra gli altri ovviamente. Vediamo un po', vediamo un po' come si affrontano le squadre. Qui riparte adesso il Colonna, perde però palla, c'è ancora il Consalvo che manovra la metà campo del Colonna, ancora la squadra romana che manovra, tiene palla ma non si rende pericolosa perché viene controllata molto bene dai centrocampisti e dai difensori Castellani. C'è un tiro che infatti va fuori. Qui fallo laterale in posizione buona per il Colonna, vicino all'area di rigore. C'è un cross, viene respinto malamente, riprende palla il Colonna. Tentativo di tiro molto debole. E qui se ne va Simone Mari, vediamo un po' poi. Ancora Simone Mari. Prova a distendere l'azione, bel lancio da parte Colonna verso Gabriele. Calcio d'angolo. Anzi no. Ancora il Colonna. Ecco che ci riprova in questo secondo tempo. Ancora Gabriele che se ne va. C'è un tentativo di tiro molto debole. Ci stiamo provando. Ancora una volta, eccolo qui. Gabriele del Signore che ci prova, arriva un attimo, bravo il portiere del Consalvo in questa fase, ha trovato il tempo giusto. Ancora un'azione del Colonna, qui c'è un fallo però non viene fischiato, comunque palla ancora a Colonna con Gabriele che prova a fare qualcosa, ovviamente con un tiro un po' troppo debole. Ecco ancora c'è un'altra azione del Colonna. Chiaramente le squadre adesso cominciano un pochino ad allungarsi rispetto al primo tempo. Ecco, vediamo ancora il Colonna. Buona, buona questa azione, viene, è un primo tiro vero in porta del Colonna, viene pure parata. Un'altra punizione, buona la risposta del portiere, questa dall'altra parte del campo. Adesso ancora siamo nella metà campo del Consalvo, c'è il Colonna che prova a cercare il pareggio. Ecco ancora, mi sembra Lorenzo, e il tiro di Dario.
ancora una volta molto debole, però il Colonna c'è, il Colonna c'è, ci si riprova ancora con Gabriele, eccolo che va via con la sua tazza fisica importante, però poi si allunga troppo la palla. Finisce qui il secondo tempo, finisce qui il secondo tempo, il risultato è 1-0, però ecco, il Colonna insomma c'è. Ancora Gabriele che viene subito trovato in avanti, l'altro Gabriele. Vai Gabriele! Ecco, vediamo un po', perde palla qui e riparte con Salvo in contropiede. C'è un calcio di punizione, viene fischiato. Le immagini però passano alla rimessa del portiere Colonnese. Ecco, adesso il Colonna prova a impostare un'azione d'attacco, viene lanciato ancora Gabriele, ottima l'azione, buona questa azione, doveva finalizzare un po' meglio, aveva tutta la possibilità, però ci siamo. Vediamo che adesso ci riprova il Consalvo, viene lanciato bene, c'è un tiro, para qui il portiere colonnese. Ci riprova ancora il Consalvo che mantiene in questo momento il predominio del campo. Ecco un'altra azione. Sta soffrendo un po' il Colonna in questa fase iniziale del terzo tempo. Ci riprova ancora il Consalvo. C'è un tiro. Credo ci sia un fuorigioco. Qui il Colonna cerca sempre di raggiungere il pareggio e verso la fine del terzo tempo ci riprova con, ecco, vediamo qui un attimo questa azione, c'è un tiro, ancora ci riprova il Colonna qui, para il portiere. Ci sono delle lamentele da parte dei calciatori del Colonna. Ancora, ecco un'altra azione qui con Paolo che se ne va sulla fascia sinistra, la dà al centro, ottima la palla, ci prova Gabriele, buono, un'altra buona azione. Ecco ancora il Colonna che cerca di impostare una nuova azione. Ci prova Luca, però riprende palla il Consalvo, la rilancia in avanti dove c'è l'attaccante che se ne va, prova a tirare con qualche difficoltà, para il portiere e poi rilancia il difensore del Colonna, numero 17. Ecco ancora però che recupera il Consalvo che in questa fase sta attaccando. Ed ecco qui un'azione bellissima con l'intervento del portiere in questo che salva la porta, è il 2-0. Ancora però ci riprova, è in fuori gioco l'attaccante del Gonzalo. Ancora 1-0. Ci riprova ancora il Gonzalo, finisce però la partita in questo momento e come abbiamo detto prima, questo è un test d'ingresso. Valuteremo poi durante il corso del campionato quali saranno i risultati che la squadra avrà raggiunto e potremo confrontarli con questo test d'ingresso. Arrivederci a tutti, ciao e grazie.